Nello scorso episodio abbiamo iniziato a creare delle pozioni con l'amico per verificare i vari effetti, pozioni di forza, respirazione subacquea, visione notturna, rigenerazione, eccetera. Poi ci siamo messi a tagliare della legna per iniziare, diciamo, e poi passare la giornata, perché dobbiamo aspettare la notte per poter sperimentare queste pozioni. E vi assicuro che non appena calerà il sole, ne vedrete di tutti i colori. Stasera Paradosso ha intenzione di combattere duro, di tagliare, affettare, filacinare i tipi di mondo che ci sono qua in giro. Con l'aiuto delle varie pozioni cercheremo di fare un ottimo lavoro di sterminio di massa. Uno sterminio che a confronto Hitler e tutto quello che ha fatto è un gioco da bambini. Quindi preparatevi a un exploit di morte, di distruzione, di espiazione. Purtroppo i due golem di neve che avevamo qui sono morti. Hanno servito fedelmente le loro creature. Ma, ahimè, due scheletri si sono piazzati qui davanti al cazzo e li hanno infissati. Nonostante la loro mitragliatrice a palla di neve, non è servita a salvarli. Come vedete, le verruche crescono, non velocemente come all'inferno, ma crescono. Adesso, finalmente, le tenebre stanno per iniziare a avvolgerci. Quindi mettiamo il cibo in braccio all'arco e vediamo di rompere generosamente il culo a tutti i mob che faranno capolino nel nostro giardino. Guardatelo bene sto posto, perché nei prossimi episodi cambierà totalmente. Abbiamo bisogno di delimitare i nostri possedimenti, per cui ci libereremo di tutti gli stronzi che stanno da ste parti. Dopodiché inizieremo un lavoro di costruzione su larga scala. Ora, mi chiedo una cosa. Proprio stasera che vogliamo rompere il culo a tutti, non c'è uno stronzo che viene a rompere, che inizia questo botto? Niente. Ci sta un cazzo di nessuno. Forza, belli! Siamo qui per voi, siamo qui dove sono le tenebre. Sponate! Fate vedere i vostri brutti musi! Che vi rompiamo il culo! Ah, però no, è pieno, il è arrivato! Ok, vado a andare a rispondere! Sono un misogno! Dai! Tirate fuori l'artiglieria pesante, forza! Arcieri, creeper, mob, zombie, enderman, venite qui! Che abbiamo voglia di frantumarvi le palle con i nostri tritacarni. Fa una cosa, se voi là in fondo non avete buio buio, penso che sicuramente le feste di cazzo sono tutte là. Come cazzo hai fatto a beccare quel creeper? Come?
Niente da fare, il paradosso mi è diventato un cecchino, ecco. Non so se vedrai. Dovevamo sperimentare la visione notturna. Vuole prendere un po', eh? Mi sa che ormai il grado di tiratore scelto non te lo aveva nessuno in Minecraft. Cazzo, ma tu proprio sei diventato bravissimo a cecchinare? Naturalmente sono io perché sei diventato così bravo, perché non vuoi sfigurare col tuo paparino sinergico, che ami più della tua stessa vita. Non lo sapevi, se io non facevo Minecraft, tu come cacchio iniziare a giocare a Minecraft? Non voce adesso è molto... Che bello! Lo stregone ti ha messo la... Ti ha lanciato la bomba. Adesso vuoi utilizzare o non vuoi utilizzare? Ah, questa è la cosa di lentezza. Perché hai buttato la spada? Arete. A chi appartiene il comune? Sa se ne cosa? Mi sembra arrivato il momento giusto per ingurgitare un po' del beverone magico. Perché mi sembra di capire che non si era un beneamato cazzo. Visto che hai il beverone da 8 minuti, se fai passare il tempo, finalmente ti sei deciso, alla faccia di quel scuso, non è il mio beverone. Ok, signore, preparatevi. Per favore, ci vediamo. Dai libero sfogo a tutta la tua voglia di studio, forza! Qualche altro sfonso che gradisce essere affettato? Sappiamo che non è questo. Questa spada potenziata fa paura. Ma se non mi colpite di distruggere tutto, e ancora sei lì, poi il tempo mi rompo in verità, non so quanti di questi testi di cazzo. Però speriamo che non ne uscissero tutti. Ci stava solo a Cristo, ma... Ci deve fare un po'. Vabbè, andiamo, è spunto il nostro. Vieni qua, bello. Mi piace, mia. Ti ha droppato un arco, bene. Non ammazza questo maestro galassio. Corri, verso di noi la sala, te colpisci. Ma in verità, come giù, vai. Guarda di sotto a loro, vai, pesci, sei di cazzo. Vuoi spiegare i casini che comincio a combattere mia valvola? Io non corro, io non è che aspetto di... Io corro e mi salto addosso. Non ti puoi immaginare quante armi ho già incantato. Perché adesso ho appunto ti permetto di incantare l'oggetto con spesa di livello. No, non sto facendo pubblicità alla mia controlla. Sto solamente dicendo che... E poi che... Io te lo metterò mai in mano un fucile di precisione perché ho paura di quello che resta con me. Thank you.
tutto il mondo. Con l'arco in mano gli assaggiava tutti i panini. Ormai hai imparato così bene la traiettoria e la giusta inclinazione dell'arco per prendere i panini. Poi sembra che ci stia tutto stuando. La gente si chiede, ma come fa questo ad aumentare talmente di livello? Pensate che questa sia l'unica serata in cui combattiamo. Noi tecnicamente combattiamo 6 sere di continuo e poi ci riposiamo 2 giorni, così si calmano un po' le acque. Poi facciamo altri 5 giorni di fiume. Non vi potete immaginare, a volte di notte ci sono 6 river, poi ci stanno una marea di scheletri. Non potete immaginare quella pesce fuori, scheletri con l'armatura, scheletri zombie con l'armatura loro, che poi non droppano un cazzo. Alcuni droppano le cavette, altri droppano le patate. Alcuni andavano pescare, andavano in zona da canna da pesca con le armi, sarà divertente, anche l'ho fatto in episodio. No, non sto facendo pubblicità alla mia serie, sto solamente specificando che anche la canna da pesca può essere utilizzata come arma d'offesa, soltanto che si consuma molto più velocemente. Mi raccomando, non correre dritto, perché se finisci in lava non ti sei portato appresso la resistenza al fuoco. Va bene, ormai è giorno. La pozione penso che sia esaurita, perché non vedo quelle nuvolette blu. Quindi ho detto, hai proprio niente, quello è il giorno. Che te ne fai della tua cosa dovresti fare? Dovresti andare a balestrare 300 mm pacche, dovresti prendere un secchio, riempirlo di latte, così non mi affetto la pozione. No, non ci pensare. No, adesso che allora, non andiamo nel nether adesso, ok? No, perché sinceramente non mi piace proprio l'idea che andiamo nel nether. Vabbè, allora fatto un piccolo cambiamento, giusto per sistemare un po' la rossa, gli occhi questi. A loro mi piace il progetto. E per un sistema di bonus, di schede, di lavoro, eccetera. E adesso proviamo che anche fare un fratello. Ah, un piantare. Sinceramente metto un altro lavoro. Quindi ci sono tanti alberi, perché le due piazze non vanno? Sono curioso, perché non c'è le piazze di albero dentro? Hanno fatto come per il mondo? Ah, forse ho capito che vuoi fare. Vuoi provare a usare la polvere rossa per... Ok, abbiamo sperimentato la carta di zucca. Adesso con quest'ultima si fa la rossa e le due. Per la cronaca, abbiamo polvere di ossa a tonnellate, frecce a ossa, archi incantati a strafottere. Perché? Vedete l'episodio speciale e lo prendete. Allora, come le posso farne crescere velocemente?
coffin? Mm. Fatto scendere i fiori. Sono tanti i fiori. Ma almeno adesso i nostri cani che non diciamo la maggiore. Mi fa proprio il loro fabbrica più preciso. Abbiamo visto? Perché non sono su questo? Perché questa è la mia subito è cresciuta a quella di una vicina ma c'è una nuova razza. Perché? Questo è cresciuto a fondo, questo invece è cresciuto a cappello e sono a posto. Sì, però sinceramente, dal mio punto di vista estetico, questo è fondo, sono fastidioso. Non ho deciso di tagliare, perché comunque permette ai ragni di arrivare facilmente in un altro lei magari con un altro lavoro che ci dice che succede. A me sembra che prendere parte di fuoco. Questo lo potremmo usare certamente per fare un po' di arredamento. Magari se mi faccio gli scudi. Quindi ci mi faccio scudo intorno a un muletto. Magari faccio un ciascuno in casa così intorno se devo sedere, se sono stanco mi stavo sentendo, anche se è un robot. Se dovessi portare le nuvole e se mi entrano ok mi sono questo sarà un po' più adesso proviamo un po' a mettere queste foglie. Che un po' l'ombra? Questo non è un po' l'ombra, non è un po' l'ombra. Ok, ecco. No, ci sto andando un po' l'ombra. Attenzione quando parliamo di due pesce più. Ma mi sono andata poco io. Vedo se Roland non gradisce in sentire un altro tempo. Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega proprio un cazzo. Va bene. E quest'altro episodio e sperimentazioni può ritenersi finalmente concluso. Come al solito saliamo in cima e guardando il calare del sole vi diciamo alla prossima puntata.